adesso abbiamo al telefono Martina della libreria, anzi della Rebecca Libreria, che si trova a Siena. E buongiorno Martina. Buongiorno, benvenuta. Ciao, buongiorno a voi tutti. Grazie per essere venuta qui con noi. Grazie ovviamente sempre anche a Marta di Libri da Sporto, che fa da tramite tra noi e le librerie indipendenti. Martina, com'è nata Rebecca e in che periodo? Raccontaci un po' della vostra storia. Allora, grazie a voi per questa opportunità di fare due parole su questo piccolo angolino di mondo a Siena. La libreria Rebecca è nata praticamente nel post-Covid, okay. È nata da un'idea tutta femminile mia e della mia amica, poi socia, compagna di studi. Io e Assunta ci siamo incontrate all'università qui a Siena. Okay. E poi è nato questo sogno che durante la pandemia si è articolato sempre più. Prima ci scherzavamo e poi lei dalla campagna, io dalla Toscana a distanza, abbiamo cominciato a costruire il progetto e a portarlo avanti e a credere in questo mondo della Rebecca, che è una grande rete di lettori, ormai amici, insomma si è creata una rete di umanità veramente bella, come pensavamo, speravamo e speriamo continui a crearsi. Quindi è nata in un periodo molto delicato, diciamo. Beh sì, ecco. Leggo a maggio del 2021 avete aperto, giusto? Sì, scusatemi un attimo, sono momentaneamente chiusa per una mezz'ora, scusatemi, solo per me. Assunta. Sì? Scusate, no, questo va è benissimo. Bello della diretta. Ma sì, sì, no, infatti a noi ci è capitato il campanello che suonava il corriere, il cliente che entrava, questo fa proprio parte giustamente sì, del cuore dentro delle librerie indipendenti, che voglio dire, non è che ci sono 74 dipendenti, ce ne sta uno o due, ed è giusto sì, che sia così, insomma. Esatto. Senti, che tipo di clientela avete? Se avete un focus su qualche genere? Allora, io e Assunta abbiamo appunto unito le nostre tre passioni, quella dei libri che abbiamo in comune e poi quella del cinema, perché lei è la cinefila, e quella della musica, io sono appassionata di musica, ma di base volevamo dare un grande spazio all'editoria indipendente, mm-hmm. quindi dare una proposta che si distaccasse un po' da quella della libreria di catena, che più o meno a catalogo ha sempre, non voglio dire le stesse cose, lo però diciamo noi, scelta, sempre le stesse un po' cose. Mainstream, sì. E volevamo dare spazio, far conoscere ai nostri clienti lettori tantissimi editori indipendenti che, come la Rebecca, che è indipendente dal punto di vista della vendita, fanno cose, a volte non se ne sa niente, traducono autori bravissimi, quindi ecco, il focus probabilmente è su questo. E mi scrive Marta che sei tornata da pochissimo dalla Corea, così come sì, spoiler. Sono stata quasi due settimane con due bimbi gemelli, perché ho due figli gemelli di 17 mesi in Corea del Sud, sono proprio una pazza. È un pochetto sì, posso dirlo, però eroica. Anch'io ne ho una di 18 mesi quasi, quindi ci sì, siamo, ecco. Siamo, ok. Ma ti sei riportata indietro anche qualche suggestione letteraria o eri già magari interessata a quel mondo lì? Di letteratura coreana? Sì, il problema di queste letterature è che sono ancora poco tradotte. Infatti. Ci sono pochi traduttori perché ovviamente sono lingue più complesse, però per esempio ADD Editore, sì, che è un editore indipendente, tratta molto la Corea del Sud, c'è qualche grande titolo anche in Adelphi. Mi sono buttata su tanta letteratura orientale, anche giapponese, ci sono delle sfumature di questa letteratura molto mistiche che mi appassionano, però devo dire che non è una delle mie preferite, okay, perché ha anche un lato piuttosto, come dire, incomprensibile, sì, distorto, un po'... Un po' folle, sì, è vero, giusto. Senti, andiamo al tema che vi abbiamo assegnato, ovvero tre libri per chi ama i film e il cinema, perché in effetti diciamo sono due media culturali diversi, ma che possono assolutamente parlarsi. Anzi, a volte si parlano tanto e sappiamo, per esempio, di grandi adattamenti cinematografici che a volte funzionano, a volte un po' meno. Mm-hmm. Sempre, il libro è sempre meglio il film, boh, chissà, spesso, però ecco, insomma, sono due mondi che possono parlarsi. Che libri avete scelto?
Sì, sono dei mondi assolutamente che si parlano. Noi abbiamo anche un gruppo di lettura sulle trasposizioni Vedi, cinematografiche, perfetto, infatti, perfetto. e parlano anche di, cioè, insomma, si intersecano. Il libro viene adattato in un film che ha una colonna sonora, quindi sì, sono tre ambiti che stanno insieme. Sì. Noi abbiamo scelto un grande successo di quest'anno che è edito da Safarà Editore, che è Povere Creature di Alasdair Gray, autore scozzese che praticamente cioè, non dico in Italia sconosciuto, Ma però per quasi, gli sì. scozzesi veramente un autore importante, in Italia poco conosciuto, non so se a causa anche di questo editore, ma a causa, insomma, non per colpa di questo editore, ma perché sono editori che si trovano, Piccoli, diciamo, meno nelle librerie di catena, certo. appunto. Quest'anno è stato portato al cinema da un altro grande regista e assolutamente una trasposizione, a mio modesto parere, che regge benissimo il confronto col libro. Due prodotti diversi, ma un grandioso libro e per me un grandioso film. Quindi uno Concordiamo dei libri che abbiamo moltissimo. scelto è questo. Un altro invece è un libro illustrato di Jimenez, editore, un altro editore indipendente che si occupa tantissimo di musica e di cinema. Abbiamo scelto un albo bellissimo che si intitola Fan City Cinema e che riguarda la storia, sono all'incirca 100 anni di storia del cinema newyorkese, con grandi fotografie e interviste ai registi newyorkesi Bello. più famosi. E questo è un bellissimo anche regalo, insomma, Ah, bello, un sì. libro da tavolo di fumo. Sì. E poi abbiamo scelto per Bechemond Lab, un altro editore indipendente che si occupa di registi e di cinema, il cinema di Sofia Coppola, Di Cecilia Just Strati. Like Honey, che è invece un librino a quattro mani scritto da Cecilia Strazza e Martina Ponziani per entrare dentro il cinema di quest'altra grande regista, e mi sembrava il caso, visto che quest'anno, insomma, non solo è andata al cinema, ma Barbie, non Barbie, è stato l'anno della ragazza, il 2023, insomma, una regista importante. Ma tra l'altro conosciamo molto bene Bachemono Lab e la Collana Cinema, nella quale scrivono tante persone, tanti nostri amici e amiche, lo possiamo dire, Gabriella Giliberti, la stessa Cecilia Cecilia. Strazza di cui hai parlato, ma anche Emanuele Rauco, che è un nostro insomma, grande amico, collaboratore anche di Letture Metropolitane, che scrive dei saggi bellissimi proprio sul cinema, per questa collana di cinema, quindi insomma sono molto contenta che tu li abbia citati, Consigliamo veramente. tutta la collana Eica Sì, per i proprio. fan. Bella, bella. Sì. Grazie mille Martina per queste scelte oculate sul mondo del cinema raccontato nei libri. E la canzone che avete scelto è Perfect Days di Lou Reed. Come mai? Sì, anche questo è un grande classico, quindi direte Sì. scontato e banale. Anche questo un grandissimo classico che è stato riportato al cinema Sì. quest'anno da un altro grande film. E poi anche questi, forse il grande mi spreco un po', però io ho apprezzato anche questo film e l'ho Tra l'altro, scelto. coreano, anche questo sbaglio, non sto dicendo una stupidaggine. Ah no, Esatto, vedi, quindi tutto sì, torna. è tutto collegato, è tutto un grande tema stamattina. Esatto, sì. Anche lui, newyorkese, è una canzone con cui ho un legame particolarmente affettivo perché era uno dei brani preferiti da mio fratello che non c'è più. E quindi, siccome, diciamo, collegava un po', questi libri, collegava un po' le uscite cinematografiche, la considero una canzone che deve stare per forza di cose dentro, scusami, sono momentaneamente chiusa per mezz'ora. Sì, scusami. Abbiamo beccato la mezz'ora più trafficata No, no. della Sì, ma il bigliettino mattina. non me lo sta leggendo nessuno. Vabbè, non importa. E quindi, diciamo, chiudeva il cerchio. Penso che nessuno mai dovrebbe morire senza averla sentita, quindi Giusto, giusto. Per amore di ecco questo. correzione, no, Perfect Days è ambientato a Tokyo, quindi non Corea, ma Tokyo, vabbè, Giappone, diciamo. Quindi comunque Sì, andiamo sul scusami mondo. per. No, no, ho sbagliato io, l'ho detto io, ho sbagliato io, senza problemi.
ma io mi confondo tutte le volte sull'ambientazione, sì. Purtroppo sì, questo è anche un po' frutto del grande mainstream orientale che ci arriva un po' a ondate, quindi ogni tanto ci confondiamo. Sì, grazie poi mille. Sono paesi che si sono grandemente influenzati. Certo, assolutamente sì. Grazie mille Martina, le Becca Libreria di Siena. Grazie. A presto. Grazie a voi, un grande abbraccio. A presto. Buon lavoro. Ciao. Grazie.